Ok ragazzi, ciao a tutti, siamo qui in un altro episodio di Undertale. Allora, la serie l'ho interrotta perché mi sono accorto che faceva poche visual, tuttavia ultimamente ne ha fatte di più. In ogni caso, se siete qui è perché state cercando o un video di Undertale oppure uno youtuber molto carismatico. Sul secondo punto ci lavoriamo ancora. Quindi, ho dovuto ricominciare il gioco perché ero andato avanti un po' a cazzeggiare. Ho dovuto ricominciarlo perché, sì, per ritornare al punto in cui eravamo arrivati noi. Ok, io so già tutto ragazzi, ma non spoilerò niente. Ok, potete vedere i commenti che sono in grande anche. Così anche se state guardando i video dai telefoni, non avrete problemi. Se ne sono andati. Zzz, zzz. Questo fantasma continua a dire, a pronunciare Z ripetutamente, facendo finta che sta di dormire. Spostarlo con la forza? Sì. Arriva Napstablock, dice, che è il nome di questo fantasma. Ok, quindi. Azioni, Napstablock, Cheer, non so che significa, ma mi sembra Cheer. Cazzo la freccetta, ok, via. Dai a Napstablock un paziente sorriso. Ah, ma sembra tosto, tra l'altro, questo qui. Cazzo, piazzo, merda. Oh, bene, bene. Ok, quindi Napstablock sembra. Chiamiamolo Blocky meglio. Sembra stare un po' meglio, ok. Napstablock. Cheer, un'altra volta. Fai un Napstablock con tipo un piccolo scherzo, cioè gli fai una battuta. Veramente non mi sento molto su ora, mi dispiace. È un po' depresso sto qui. Ok, lì non diceva nulla di particolare. Quindi, il fantasma vuole solo mostrarti qualcosa. Lasciami provare. Io lo chiamo Drapper Block. Ti piace? No, il fantasma aspetta la nostra risposta e noi gli diciamo sì, gli sorridiamo. Oh, hehehe. Di solito vengo sempre nelle rovine perché non c'è nessuno attorno. Ma oggi ho incontrato qualcuno di carino. Oh, non so che indarmine sia rambling, immagino sia brontolando ancora. Me ne vado via dalla tua via, cioè ti lascio passare. Grazie mille. Che c'è qui sopra? Ah sì, è vero, ok. Questa roba qui è stra utile, ci dice. Tipo, come dire, sti ragni qua ci vedono tipo delle robe. E ci dicono che tutti i soldi che noi investiamo qua vengono dati ai ragni. E noi andiamo qua. Lasciare 7 monete nella ragnatela? Sì. Alcuni spider, ragni, ti hanno fatto rotolare addosso una ciambella. Grazie mille. Abbiamo una ciambella. Che serve a ricaricarci la vita, ragazzi. Ok. L'hai mancato? Ah, sì, ci dice che a destra lì c'avevamo la bancarella dei ragni. Se c'è qualcosa di importante, ragazzi, ve lo faccio vedere con calma, state tranquilli. Non so che fare sto verso. Ho sentito che usare F4 può far sì che tu abbia uno schermo intero. Sì, per il mio computer, però essendo un Windows 10 di merda, devi premere CTRL ed F4. Perché sennò F4 non funziona, quindi. Se non sapevi sta roba qui te la prendevi in culo. Madonna fastidio. Queste cuffie qui hanno un audio veramente pessimo. Proprio mi dà fastidio. Mi sto abbassando il volume. Ma cosa fa? Ma cosa sta per. Per cosa sta F4? 4 ragne? 4 rane? Che battuta. Io ho visto solo un massimo di 3 rane in questa camera. Questo qui è un problema. Che boiata. Ho sentito che tu sei un po', come dire, che risparmi tutti quanti, incredibilmente buono umano. Sicuramente saprai che quando il nome di un mostro è giallo, significa che tu puoi risparmiarlo. Esatto. Come pensi che ti sarà utile questa cosa qui? Veramente utilissimo. Ricorda, risparmiare è solo dire che tu non vuoi combattere. Forse un giorno dovrei farlo anche se il loro nome non è giallo. Ah sì, ci pronuncia più avanti. Ragazzi, tra l'altro io c'ho anche il gatto, la gatta meglio, che sta dormendo sul mio letto dietro di me. Ciò potrebbe essere un fattore disturbante. Ehi là. Mi sono realizzata che è da un po' che non ci chiamiamo. È da un po' che non pulisco meglio, perché ragazzi non lo leggo tutto e vado meglio mezza a improvvisare per non annoiarvi. Non mi aspettavo di avere compagnia così presto.
ci sono probabilmente un sacco di cose dove mettere a posto qui e lì. Ok, puoi portarle te, ma non portare più cose di quello che ti serve. Un giorno potresti vedere qualcosa che ti piace veramente. Cosa cazzo sto leggendo? Vorresti poter lasciare la camera per i tuoi pockets? No, ok, questi dialoghi qua a volte non li capisco. Oh, combattimento fiero! Bello il combattimento fiero, quindi cosa vuoi tu? Cosa vuoi? Check. Sei attacco, sei difesa. Don't pick on him. Nome di famiglia, camminatore oculare. Per favore, non pick on me, non so che significa. Ah, sono abbastanza tosti questi qua. Più avanti c'è anche la versione potenziata. Don't pick on. Finalmente qualcuno l'ha capito. Non so che significa. Cazzo, merda, merda. Ok. Posso risparmiarti? Sì. Vai libero per la tua strada. Bene. 5 monete. Ok. Cioè sono posato. Ah sì, sta parte qua. Mi ricordo ancora. Era qui se non vado errato. Esatto. Sì, perché sapevo già dove andare qua. Ah sì, qua ci dice che la porta in basso non è un'uscita, è semplicemente una rotazione in prospettiva, una prospettiva, no, non ho ancora capito io. È un pulsante premerlo? Sì. Non è successo niente. Qui sarà pieno di pulsanti che noi dovremo premere per poter aprire la porta e che palle. Ah, sti qua sono abbastanza. Sono utili ma anche stronzi, adesso vedete perché. Vegetoid è venuto fuori dalla terra. Noi dobbiamo andare su Dinner. Tu ti tocchi lo stomaco e il Vegetoid ti offre una nutriente colazione. Mangia le tue verdure, ci dice. No, dobbiamo prendere quella verdura. Vaffanculo, non ci siamo riusciti. Bisogna rifarlo. Stessa azione di prima. Sganciami quella patata, bene. E ci ricarica anche la vita. Ok, noi adesso andiamo su Divora. E ci dice, hai preso un pezzo, hai preso un morso da Vegetoid. Vi ho recuperato 5 punti vita. Abbiamo vinto e abbiamo risparmiato. Bene, ah, abbiamo premuto sto qua. Lo premiamo, bene, ok. Ah, guarda, era già aperto qua. Ah, che palle. Ragazzi, ho sentito che il gioco viene influenzato anche dal fatto che tu l'abbia già finito prima o meno. In questo caso io il gioco l'ho già finito prima, cioè un po' di tempo fa. Ok, invece sì, stessa roba di prima. Vegetoid. Dinner. Ok. Cosa ci ha detto quell'altro? Non l'ho capito. Quindi Vegetoid fa un misterioso sorriso, infatti è inquietante. Azioni. Ok, divora. Ok, stessa cosa di prima. Oh, sono un po' stanchino oggi perché ho fatto un'uscita in barca con la scuola. Non faccio in tempo a leggere, ragazzi. In ogni caso, questo tipo qui, quando c'è altra gente è offensivo, è cattivo, ci attacca. Però quando è da solo è buono e non fa niente. Dice Migosop, come dire, non gli interessa del mondo. Ah, okay. Infatti, se noi andiamo su check, ci dice statistiche, sembra cattivo, ma in realtà si è solo messo nella cattiva via, con la cattiva compagnia, immagino. Ok. Ah, ci attacca quel robo lì se lo tocchiamo, ci fa danni, quindi è meglio evitare. Risparmia e andiamo avanti. Vaffanculo. Tutti voi. Ah, sì. Ricordo. Dov'era? Ah, eccolo qua. C'è un pulsante qua dietro, eccolo qua. Dietro la colonna, in proporzione che non si vede. Sì, l'ho notato solo ora, infatti. Qui quelle scritte lì non dicono niente, ragazzi, ve le salto. Ah, sto stiracchiando il collo, ragazzi. Andiamo avanti. Oggi ritengo abbastanza difficile parlare, a dire il vero. Non è una trappola, vero? Vaffanculo. Ok. Ah, che roba. Vabbè, leggiamo il cartello 3 volte che ci passiamo davanti. Se puoi leggere questo, premi il pulsante rosso. Ok. Oh mio dio, 2 Vegetoid, ok.
Ragazzi, io farò questo procedimento qui ogni volta perché... Oh, ah, in due attaccano più velocemente. Via, via, via. Via, via, via. Ok. Divora e vattene via. Ah no, ci attacca. Via, 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 via. Via, vaffanculo. Ok. Colazione. Ci offre il suo cibo. Ecco qua. Oh. Divora. Ok. Ok, mi sono distratto un attimo perché penso, mi sembra di aver sentito un rumore strano, ma... Oh, ok, un rumore, ma niente, niente. Palle, un altro! Ma vaffan... Oh, bisogna leggere i cartelli. Che poi io nella recensione, che forse farò più avanti, forse dopo che avrò finito il gioco, potrei anche spiegare il perché hanno fatto una faccia del genere, che c'è un bel ragionamento psicologico dietro, ragazzi, che... Vaffan... basta, andate via! Vaffanculo, via, scappiamo. Ok. Stupratori. Sarà di sicuro uno qua dietro. Bene. Si scappa, ragazzi, un po', perché la lunga può annoiare vedere sempre la solita roba. E io non ho proprio intenzione di editare il video. Cazzo dice da qua? Premi il pulsante verde, che è nascosto. Poi era lì dietro, ok. Che c'è per di qua? Ah, un cazzo di niente, ragazzi. Qui... Chi ci dice? Solo tra me e te? Ho visto Tori andare fuori giusto un po' di volte. Stava a puntarmi un po' di... Di cazzate, non so che sono. Ah, dice che hanno tutti un po' paura di parlare con lei perché avete visto che potete vedere dall'episodio precedente che si incazzava. Qui abbiamo una vista della città, una città con una vista spettacolare, pixelosissima. E qui abbiamo un'arma, tuttavia noi dobbiamo fare la pacifist. Quindi un'arma c'è del tutto inutile, non la tiro su neanche, che ingombra l'inventario e basta. Casomai nella Genocide, che forse porterà i Kriz, un'arma, quell'arma lì sarà utile, ma ora è inutile. Qua dice... Oh... Krishna, oh cazzo, è da... praticamente dice che è da tanto che non ci chiama. Lei ci chiama, sente che suona qui e ci dice... Ehi, come sei arrivato qui, figliolo? Ti sei fatto male? Nemmeno un graffio, impressionante, ma... Non avrei dovuto lasciarti da solo per così tanto tempo. Sì, infatti. Sono stato irresponsabile a provarti, a provare a sorprenderti in questo modo qua. Ok. Non posso più nasconderlo. Vieni, vieni piccoletto, andiamo, andiamo. Ogni volta questo vecchio albero cresce e lascia queste delle foglie cadono in continuazione. Un albero sotterra, ragazzi, peggio di Minecraft. Vedere una così carina casa nascosta in mezzo alle rovine ti riempie di determinazione. Io sto leggendo bello che velocemente, proprio perché voglio evitare di annoiare, perciò forse le mie traduzioni potrebbero essere sbagliatissime. Lo senti questo odore? Sorpresa! È una torta. Penso che noi potremmo celebrare il tuo arrivo. Voglio che tu abbia ti diverta vivendo qua. Quindi ti darò un pezzo di torta questa notte. Ok, ecco qui, ho un'altra sorpresa per te. Seguiamo la capra qui, la... Non ho ancora capito se è una mucca o una capra, lasciamo perdere. Ecco qui. Ci prende per mano. Una stanza tutta per te, spero che ti piaccia. Guardate ora che fa. Fa una cosa che mi impedirà di fare la Genocide, cioè ci accarezza la testa. Non potrò mai fare la Genocide dopo aver visto sta roba qui. C'è qualcosa che sta bruciando. Fa come se fosse a casa tua. Ok. Non entriamo subito, esploriamo un po'. C'è un cazzo, non c'è un cazzo, non c'è un cazzo. Ok. È un vecchio cestino di lumache. E diario di Toriel. Toriel, leggere un po' di pagine, sì. Tu leggi il passaggio. Perché lo scheletro vuole un amico? Perché lei si sentiva Bonley. Sono più avanti capirete questi scherzi di parole in inglese, ragazzi. Più avanti vi spiegherò e capirete da soli, non spoilerò. Sono scherzi di parole in inglese che in italiano perdono. Il resto della pagina è riempito con scherzi simili. Qui poi non ci dice niente, qua ci dice.
È un'enciclopedia delle piante sotterranee, hai aperto in mezzo, tipo a un gruppo di fiori, robe noiose, non voglio leggere, non voglio annoiare. Letto grosso. Ah, ok. Scandaloso, ci sono i calzini di Toriel, lezzi. Ok. Lasciamo perdere, ragazzi. Oggi non sono distrutto, non andrò. Andrò a letto alle 8 e mezza. No, sto scherzando perché sono le 9 adesso, 9 e mezza adesso, quindi non posso andare a letto alle 8 e mezza. Guardate qui che roba carina dice. Sei tu! Ma che bellino! Sono io! Ok. Tra l'altro gli occhi quando ci specchiamo sembrano più grandi. Vabbè, andiamo avanti. Stanza in costruzione, sì. Sunbroken. No, sì, qua cosa ci dice? Oh mio Dio, ragazzi, oggi proprio non è giornata, sono stradistrutto. Avrei bisogno di. Aspetta, camera nostra, sì, camera nostra. Avrei bisogno di una iniezione di adrenalina. Però non ce la si può fare da soli, ragazzi, c'è bisogno di un medico. Casomai chiamo qua i Kritz che me la improvvisa lui. Cosa ci dice qui? Ok, guardando. Okay, guarda tutti questi giocattoli fighi. Cioè, ci sono giocattoli fighi, ma non ci interessano. Un armadio non ci dice niente. Un quadro per mettere le foto vuoto ed è molto polveroso. Una scatola per i bambini. Ci sono diversi tipi di scarpe. Il disegno di un fiore. Che figo. Ok, andiamo a letto, pupazzi, andiamo a letto. Ah. Ci svegliamo e c'è la torta, figo. Prendiamo la torta, io posso tornare. No, non voglio tornare a letto. Ok, vabbè, ci poteva tornare a letto, ok, siamo dormiglioni noi. Poi qua ragazzi sono un po' di robe inutili, diciamo che è un libro di storia, prendiamo una pagina a caso. Ah no, anzi, sto qua è utilissimo ragazzi, scusatemi. Intrappolati dietro la bandiera e impauriti per via dell'attacco degli umani, noi ci siamo ritirati. Lontano, lontano, dentro la terra, noi abbiamo camminato fino a che non abbiamo raggiunto la fine della caverna. Questa ora è la nostra nuova casa, e che noi abbiamo chiamato casa. Ed è grande come lo è il nostro re. Ed è un nome un po' lousy, non lo so. Ok, ragazzi, sento rumori, mi tolgo le cuffie un attimo. Non so se sono arrivati i miei, penso di no. Mi fanno male le orecchie, ste cuffie, non so perché. Ah, un attimo, adesso ci arriviamo lì, ragazzi. Ok, la stazza di questa torta ci sta intimidendo. È troppo grande poterla mangiare. Per il resto noi non ci schiamo oltre, un falò. Ok, è un falò come quella di Dark Souls. Quando moriamo non rispawneremo nel punto di salvataggio, ma qui, come su Dark Souls. Una volta il Chris mi ha fatto una battuta che lui quando c'è da attraversare la strada non guarda mai e quindi si butta sempre sotto le auto e quindi ogni volta devo sempre guardare anche per lui e tirarli indietro se mai si butta sotto le auto, così è un suo deficit mentale non guardare la strada. E lui mi ha detto che mi ha detto una volta quando l'ho rimproverato di dire guarda la strada, lui mi ha detto: ormai sono abituato a fare la stessa roba di Dark Souls, morire, cioè, è morto così tante volte su Dark Souls che è abituato a farla anche nella vita reale. Ok, parliamo. Ah. Ok, ti sei alzato finalmente. Voglio che tu sappia che sono molto felice di avere qualcuno qui, grazie mille. Ci sono così tanti vecchi libri che voglio mostrarti. Oh, ti mostrerò il mio favorito, preferito. Libro di caccia, non ho tradotto bene. Ho also preparato un curriculum per la tua educazione. Questo potrebbe essere una sorpresa per te, ma io ho sempre voluto essere un insegnante. Bene. Attualmente, forse non è proprio una sorpresa. Cosa? Non è proprio sì, non è proprio sorprendente. Ancora. Quella faccia lì non l'ho ancora capita, ragazzi, però. Fa straridere la sua faccia seria. Sono felice che tu stia vivendo qui. Oh, e vuoi qualcosa? Cosa c'è? Ok, se andiamo su Notting non succede niente, perciò. Come po quando posso tornare a casa? Cosa? Questa è la tua nuova casa ora.
Ti piacerebbe sentire qualcosa riguardo... ti piacerebbe leggere un libro? È chiamato 72 usi per usare le lumache. Lei è fanatica delle lumache. Forse che le capre e mucche mangiano lumache, non so perché, vabbè. Ok, cos'altro vuoi? Come posso uscire dalle rovine? C'è un fatto molto eccitante sulle lumache, lo sai? Vuole cambiare discorso. Stessa roba che faccio io durante le interrogazioni e non so cosa dire. Parlo di roba a caso. Lo sapevi che le lumache... Giochi di parole. Interessante. Yeah, sì, interessante, ma come fa a uscire dalle rovine? Questi giochi di parole in inglese, ragazzi, fanno straridere gli inglesi o la gente che la capisce. Ma gli youtuber come noi, cioè gli italiani come noi, oppure quelli là che non masticano inglese, no, non possono far ridere. Rumori molesti in casa mia, ragazzi, mi dà stra fastidio sta roba. Ok, ho qualcosa da fare, resta qui. Ok, noi ovviamente la seguiamo perché siamo bimbi monelli. Troviamo un attimo il tempo di leggere qua, che ci dice. Questi libri sono attaccati, cioè questi libri non sono stati letti da molto tempo. Ti piacerebbe sapere come ritornare a casa, vero? Non è vero? Avanti, fino alla fine di questo corridoio c'è la porta per uscire dalle rovine. È un modo per poter uscire e andare nel resto dell'underground. Sto andando a distruggerla. Nessuno potrà più lasciare questo posto di nuovo. Ora fai bravo bambino e vai di sopra. Sto cazzo! Ok, andiamo avanti. Ogni umano che cade qui incontra sempre lo stesso destino. L'ho visto ancora e ancora. Loro vengono, loro vanno, loro muoiono. Tu, ragazzino, se tu vuoi lasciare le rovine, loro, Ascore, ti ucciderà. Ti sto solo proteggendo, lo capisci? Vai nella tua stanza, ma che roba. Non provare a fermarmi, questo è il tuo ultimo avvertimento. Ok? Ah, quello stemma lì che c'è sulla porta, anche il suo vestito, ragazzi, vedremo più avanti. È il delta delle rovine. Vedremo più avanti che significa. È bello vedere che danno tutti questi significati simbolici. Ah, vuoi andartene quindi? Sei solo come gli altri. C'è solo una soluzione per questo. Provami te stesso. Provami che sei abbastanza forte per sopravvivere. Boss fight. Mi alzo il volume, che bella questa canzone. Parla. Non vuoi avversare nessuna conversazione utile. La parte più bella di questa boss fight è che è difficile, ma noi non possiamo morire. Perché gli attacchi quando abbiamo poca vita, lei non vuole ammazzarci. Quindi farà apposta a farci far sì che i suoi attacchi ci manchino. Cioè, per morire dobbiamo proprio andargli addosso noi, ma neanche. No, aspettate. Check, vediamo che ci dice. Attacco 80, difesa 80, è stracazzuto, sta qui. Vuole solo il meglio per te. Ah, è cazzo. No, vaffanculo. No, di solito schivo, sì, vabbè. Bisogna spammare Mercy ora. Ok. Vaffanculo, dai, potevi non farmi colpire. Tori prepara un attacco magico. Risparmia. No, no, basta sti attacchi. Oh. Incredibile, incredibile. Bellissimo, non ci sono mai riuscito. Risparmia. E ancora. E succhiamelo. Succhiamelo, madonna cara. Ok. Mangiamoci una caramella che ci dà poco. 10 punti vita. E cambia attacco, cazzo. Vaffanculo, Baldracca. Ti ammazzerò nella Genocide. Tordi ci sta fissando, risparmia. Ok, lo so schivare questo. Zacchete. E vai, non è colpito comunque. Tordi fa un respiro profondo. Cosa stai facendo? Ah, aiuto, aiuto. Andiamo avanti a spammare questa pulsante Mercy. Attacca o fuggi. Ok, bene, abbiamo schivato bene. Cosa stai provando così? Mi sta picchiando di brutto. Combattimi o vattene. Ah, vedi, infatti quella non ci vuole colpire, quindi ha un cuore troppo buono.
Risparmia, smettila subito. Smettila di guardarmi così. Berrò un po' di coca dopo e poi andrò a letto. No, non c'ho la coca, quindi potrò bere solo il succo di mela. Toriel ci guarda in modo strano, cattivo, era incazzato. Basta, risparmia. Ok, qui ragazzi, risparmiare questa Toriel significa spammare il pulsante spay, proprio risparmia, risparmia, risparmia. Ok, bene, abbiamo finito. Lo so che vuoi andare a casa, ma... per favore, vai di sopra ora. Ti prometto che ci mi prenderò bene cura di te. So che ne abbiamo molto, ma... possiamo avere una bella vita qui. Perché me lo stai facendo così difficile? Per favore, vai di sopra. Ah. Patetico, non è vero? Non posso salvare nemmeno un singolo bambino. No, capisco. Saresti solo infelice intrappolato qui sotto. Le rovine sono molto piccole una volta che ti ci sei abituato. Non sarebbe giusto per te vivere in un posto così come questo. Le mie paure, le mie aspettative per te, bambino mio, le lascerò da parte. Se tu vuoi davvero lasciare le rovine, non ti fermerò. In ogni caso, quando tu te ne andrai, per favore, non vuoi tornare indietro. Spero che tu possa capire. Ci abbraccia. Non potrò mai fare la genocide. Addio, bambino mio. Ok, noi non le corriamo dietro, ma andiamo via. Qui ora... per poter uscire... il prossimo punto di salvataggio chiudo, perché... qui i punti di salvataggio, il prossimo non so proprio dov'è. È parecchio avanti. Che palle. Cavolo, è tardi, devo andare a letto domani a scuola! Intelligente, davvero intelligente. Pensavi di essere così carino, non è vero? In questo mondo è uccidere o essere uccisi. Quindi, tu sei stato in grado di giocare seguendo le tue regole. Hai risparmiato ogni singola persona. Immagino che tu ti senta veramente bene. Non ho ucciso nessuno questa volta. Ma quello che... ma cosa succederà se incontrerai un assassino senza pietà? Morirai, morirai e morirai. Fino a che non ti stuferai di provare. Cosa farai poi? Se poi sarai costretto a uccidere per via della frustrazione? O ti arrenderai e lascerai questo mondo? E lascerai che io possa prendere il controllo di esso. Quello che sto... io sono il principe del futuro... io sono il futuro principe di questo mondo. Non preoccuparti, mio piccolo monarca. Il mio piano non è un regicidio, cioè ammazzare il re e spodestarlo. Questo è molto più interessante. Madonna, quanto sono stanco. Voglio mettere via e andare via. Ok. Bene. Undertale. Dai, voglio un punto di salvataggio, dai. Fatto da Toby Fox. Sono stanco, voglio andare a letto. Guardate qui. C'è una telecamera nascosta in questo cumulo di neve. Che cazzo, però, dai. Dov'è il salvataggio? Vabbè, io vedrò un po' di andare avanti abbastanza velocemente ora. Un bastone. Il bastone si è rotto. E gli alberi sono trasparenti, se guardate. Una foresta sottoterra con la neve. Questa qui è fantastica. Qui ci è arrivati alla fine del nostro percorso. Figura minacciosa che si avvicina. È nero! Volevo fare una battuta, mi si è persa. Umano. Oh, cazzo, ho saltato la battuta che ci diceva di girarci e stringergli la mano.
Il vecchio coso che fa le pernacchie funziona sempre. Aspetta un secondo. L'hai già sentito prima qualcosa? Ah, perché io l'ho già giocato, quindi lui mi è stato influenzato e ci dice che sapeva che avevano già fatto. Sei un umano, non è giusto? Io sono Sans, Sans lo scheletro. Totalmente io dovrei andare in cerca di umani proprio adesso, ma lo sai, lui parla un dialetto. Non mi interessa molto di catturare nessuno, cioè non voglio catturare nessuno. Ora, mio fratello, Papyrus, lui è un fanatico cacciatore di umani. Ehi, attualmente io penso che lui sia qui vicino. Io ho un'idea. Va attraverso queste gabbie. Sì, mio fratello l'ha fatte perché ma sono troppo larghe e non possono fermare nessuno. Veloce, vai a nascondere dietro quella lampada a forma di te. Guardate che ha forma di noi questa lampada, il nostro profilo. Fantastico. Ehi, che succede, fratello? Lo sai che succede, fratello? È da 8 giorni che tu non hai ancora ricalibrato i tuoi puzzles. Stai solo andando in giro a non far niente. Cosa stai facendo? Guarda questa lampada, è veramente molto figa, non vuoi dargli un'occhiata? No, non ho tempo per questo. Cosa succederebbe se un umano dovesse venire qua giù? Io voglio solo essere pronto, io sarò l'unico, io devo essere l'unico, io catturerò un umano. E poi io, il grande Papyrus, avrò tutte le cose di cui che ho sempre meritato. Rispetto, fama, sarò finalmente in grado di raggiungere la Guardia Reale. I ragazzi mi chiederanno di essere i miei amici. Qua lo so perché l'ho vista nella traduzione. Mi sveglierò ogni giorno in un bagno di baci e di carezze. Forse questa lampada ti potrà aiutare. Ah, fanculo. Sans, non stai aiutando tu, Lessi Bones, cioè Lessi, pigro, Bones, ossa, cioè ossa pigre, parola in inglese. Si fanno giochi di parole in inglese. Stai diventando pigro e più pigro ogni giorno. Ehi, non prenderla così. Ho avuto un sacco di lavoro da fare. Un scheletone. Gioco di parole che perdono, ragazzi. Sans! Va bene, stai sorridendo. Lo sto facendo e lo odio. Ah. Perché qualcuno grande come me deve fare sempre questo giro di ricognizione? Wow, sembra che stia davvero lavorando duro. Fino all'osso. Ah! Vado a controllare i miei puzzle. Che fai ora? Vai a lavorare? Ah, si fanno giochi di parole in inglese. Dovrei essere bravo a doppiare, ma non sono ancora molto bravo. Torno indietro a fare la battuta. Ok, puoi venire fuori ora. Dovresti andare avanti, potrebbe tornare indietro, sai. Ok, dovrai subirti più giochi divertenti. Cioè, attualmente, ehi. Potresti farmi un favore? Io stavo pensando che mio fratello è un po' giù ultimamente. Non ha mai visto un umano prima d'ora e vederti potrebbe giusto giusto, come dire, eccitarlo un po'. Quindi non preoccuparti, non è pericoloso, anche se ogni tanto prova a esserlo. Grazie un milione. Io vado avanti intanto. Oh, salvataggio ragazzi, posso mettere via. Ok. L'illuminazione di questa lampada ci riempie di determinazione. Salva. 40 minuti di gameplay per ora. Ragazzi, spero vi sia piaciuto e sono stufo. Commentate, lasciate tutto ciò che volete e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Commentate e lasciate like se volete che la serie vada avanti. Anzi, commentate e basta se volete. Ciao a tutti.